Allora, conoscete questi marchi? Cosa hanno in comune secondo voi? Sponsorizzano? Spero di no. Ci sarebbe proprio una scelta brutta. Lo stesso numero di lenzi, ok. Più semantici, meno sintattici, grazie. Bel fallimento. Allora, sì, hanno fatto un bel botto tutti e due. Giocheremo l'azzardo. Le poste. Allora, hanno comunque una cosa fondamentale. Questi, negli ultimi anni, verso la fine degli anni 90, avevano i migliori brevetti per le reflex digitali, quindi ricordano degli amici professionisti, fotografi che facevano le prime foto, mostre di fotografia, usando delle reflex Kodak. Se oggi vi chiedo quali sono le macchine fotografiche che erano le reflex digitali a cui pensate per prima, quali sono? Canon. Qualcosa è successo in mezzo. In questo caso qua è più spinosa la cosa, perché diciamo, voi avete usato un telefono Nokia negli ultimi anni, parlo di due anni fa, l'anno scorso. Io nel 2015 sono andato in India qualche settimana, ho detto operatore in India invece di portarmi uno smartphone, che tanto vai di gente, vado viaggio, faccio questi viaggi, vado comunque offline, quindi uno smartphone non mi serve. Ho una macchina fotografica, un botto, un occhietto, l'ho preso su Amazon a 14 euro, ho apprezzato il fatto che il caricatore di Nokia era ancora quel connettore loro, che stanno probabilmente tentando di imporre standard. Invece di essere un USB, si molto che sì, molto che sì. E niente, io ho messo la mia SIM, ho fatto una prova di telefono, mi preparato, cioè, è appena scartato, quindi se funziona così, magari va nella peggiore delle ipotesi lo rimandi indietro ad Amazon. E la telefonata era di una qualità strepitosa, mi sono reso conto che quindi dal 2008, da quando uso prima l'iPhone, poi Nexus, eccetera, eccetera, siamo abituati ad uno standard telefonico pessimo. Cioè, ancora nel 2015 un Nokia da 14 euro mi garantiva un livello di telefonata incomparabile con qualunque altro smartphone. E questa cosa mi ha colpito parecchio. Perché ho detto, vedi, non è che Nokia non sapesse fare telefoni nel 2007, e non è che nemmeno non li vendesse, voglio dire, chi è che non ha avuto un Nokia in sala? Controprova, chi ha avuto un Nokia in sala? Vabbè, smetti. Vado, non ci vediamo. Allora, cioè, mentre nel caso della Kodak, no, la storia del mio amico fotografo è oggettiva, io avevo questo amico fotografo che faceva le foto, le mostre, quindi stiamo parlando di tutto quello che è una euristica per valutare quale fosse il livello tecnologico, no? Se faccio una mostra evidentemente non sono foto per un catalogo del supermercato. Quindi di Kodak abbiamo dei riferimenti, di Nokia invece mi piace immaginare questa fiction, questa storiella che non ho notizia reale, però mi piace così immaginarla, per cui immagino il tizio con la montatura spessa agli occhiali, pantaloncini, la maglietta metallara, che va dal tizio in giacca e cravatta alla Nokia e fa: senta, io avrei un'idea, si becca guardate la macchinetta del caffè, no? Io avrei un'idea, potremmo fare, invece di continuare a sviluppare applicazioni noi per Symbian, potremmo fare, che ne so, una cosa per cui noi offriamo un framework, una piattaforma, e la gente sviluppa applicazioni per conto nostro, infatti, quindi noi apriamo a tutti quanti il mercato delle nostre delle applicazioni sul nostro cellulare. Quindi immagino un tizio che già cravatta e dire: ma smettila, ho fatto l'altro da fare, vai a fare una nuova versione a colori di Snake, sbrigati, se c'è un rilascio dopo domani. Sarà andata più o meno così. Laddove c'era qualcuno che stava cercando di proporre qualcosa di nuovo, questi si sono fatti devastare il mercato nel giro di pochi mesi, quindi stiamo parlando dell'ultimo dei 15 mesi, cioè nel senso 12 mesi. L'iPhone usciva nel 2007, ma io nel 2008 già ne possedevo uno e io non sono tipicamente un early adopter. Io non sono una persona che sta lì a comprarsi cioè, ah! Eravamo guarda, ho detto, cazzo, che figata! Ah, dopo un anno che era uscito, era sceso di 150 euro, non lo so proprio entrare. E non ho mai più visto un Nokia nella mia vita fino a quando non sono andato in India nel 2015. Ora, diciamo, quindi la storia è proprio questa qua, no? Vai, torna nel tuo cubicolo e comincia a pensare out of the box. Esatto.
questi qui appunto erano aziende che sono morte. Tra l'altro nel caso di Nokia, a causa di non competitor, perché Apple non era un competitor di Nokia fino al giorno prima. Un po' come il vero defunto nella lotta fra Alta Vista e Google, per tornare indietro di una quindicina, ventina d'anni, non è Alta Vista, il vero morto è Treccani. Cioè Treccani è il tizio che stava lì, faceva le incisioni su carta e fa... Io che cazzo c'entro? Perché è vero che andiamo tutti su Wikipedia, ma io non ho mai usato... Chi è che usa abitualmente il motore di ricerca di Wikipedia? Alzi la mano. Al motore di ricerca. Dentro, se tu vai su wikipedia.org, puoi cercare dentro, solo che tipicamente cerchi su Google e tipicamente Google ti restituisce Wikipedia come primo risultato perché è autorevole, quello del peggio che è, bla bla bla. È interessante questa cosa che un'azienda che sa fare molto bene il proprio lavoro nel giro di pochi mesi, che vendeva a tutti con le migliori tecnologie ancora oggi sulla telefonia, sparisca dal mercato perché un non concorrente gli fa sto casino. Cioè non so se avete capito quante cose disruptive, per usare una parola abusata, ho detto in una sola frase, ok? E c'è proprio il problema che dobbiamo capire se loro sono stati fragili, qual è il contrario di fragilità? Qual è il contrario di fragilità? La parola contrario di fragilità, prego. Antifragile. Troppo facile. Come? Resilienza. Durevole. Resistente. Robusto. Durezza. No. Più tenacia se la butti sul fisico. No. Adattabile. Allora, Antonio, laggiù in fondo, ha tentato lo spoiler, ma è esattamente qui che voglio parlare. Andrà a parlare. Questo signore lo conoscete? Nassim Taleb, ha scritto Il Cigno Nero, Giocati dal Caso, Antifragile, sono i titoli in italiano, e l'altro è Il Letto di Procustene, è una quadrilogia che lui ha battezzato Incerto, in cui lui affronta i temi dell'analisi, dell'effetto, diciamo, della cattiva interpretazione del calcolo delle probabilità, poi della difficoltà nello stimare gli eventi particolarmente improbabili. Il Cigno Nero, che è il suo libro svolta. E il suo libro più bello, secondo me, è Antifragile, in cui stabilisce, tra le mille cose che fa il libro, che piuttosto ciò è un libro, non è con le figure, è un libro, cioè solo testo, nero su bianco, pagina per pagina, no, è importantissimo che adesso un libro non si può fare senza... E lui propone la sua triade, cioè un modo di classificare le cose del mondo in base a tre domini. Il dominio della fragilità, che possiamo fare equivalere al meno uno. Il dominio della robustezza, della resilienza, della solidità, che equivale non più all'uno, come avete proposto in molti stasera, ma equivale allo zero. Quindi se meno uno è fragile e zero è solido, robusto, cos'è uno? L'antifragile, cioè la capacità di sistemi di non solo di resistere allo stress, ad agenti stressanti, come è proprio dei sistemi robusti, ma anche quello di diventare migliori grazie allo stress che arriva dall'esterno. Voglio riempirvi di esempi, ve ne faccio un bel po' rapidi, però tanti, in modo che così facciamo un po' di stretching su questi concetti. Uno Swarovski è fragile, se martellato adeguatamente si spacca, e provate a regalare uno Swarovski frantumato, è evidente che la natura dello Swarovski non è più la stessa, non è più proprio la Swarovskità è persa, se mi consentite il termine. Non ha proprio più senso l'oggetto. Lo Swarovski è nel dominio del fragile. Il Codice Alessandrino è una Bibbia manoscritta nel 400, non nel 1400, nel 400, che è possibile osservare con i vostri occhi se andate alla British Library, che è la biblioteca associata al British Museum a Londra, ingresso gratuito, se andate a Londra a drogarvi, fate anche un salto alla British Library, o appena prima o appena dopo, a seconda dei gusti. È un posto stupendo, è innanzitutto gratis, e nella stessa stanza ci sono i piani manoscritti dell'ammiraglio Nelson prima della battaglia di Trafalgar, il manoscritto di Strawberry Fields dei Beatles e il Codice Alessandrino, Bibbia manoscritta nel 400, cioè stiamo parlando di 1600 anni fa.
leggibile ancora perfettamente attraverso la teca di vetro su cui lo custodiscono, potete ancora usarlo, decisamente un ottimo esempio di robustezza, se pensate alla roba che ha visto, cioè quella Bibbia, quando è stato incoronato Carlo Magno imperatore, aveva già 4 secoli e sta ancora lì. Le ossa sono un sistema antifragile. Se io prendo Andrea e gli spacco la tibia adesso, la sua tibia, nel punto in cui la spacco, ricresce con un certo callo osseo, come sapete tutti quanti, che è un sistema semplicemente, un sistema embedded biologico di trattamento dell'informazione, che dice: se io faccio una vita che rende probabile la frattura oggi in quel punto, io cresco un po' più grosso lì, perché potrebbe essere più, è più probabile che mi rompa le ossa in quel punto che in altri. Mi seguite? Se io faccio Thai box e continuo a microfratturare la tibia a forza di prendere a tibiate un ometto di legno, la tibia cambia a quel punto e diventa più robusta. Le ossa sono un sistema antifragile, la biologia è piena di sistemi antifragili. Il sistema immunitario è un sistema antifragile. Mi devo ammalare per diventare immune, non c'è una via di mezzo. Bene, ne faccio altri esempi, ve l'ho detto. Andiamo per esempio, vediamo la triade nella mitologia. Damocle è un sistema fragile, sapete quello con la spada di Damocle che pende sul collo? Prima o poi a sta corda qualcosa gli succede. È un sistema, la vita di Damocle è affidata ad un sistema fragile. La Fenice è un sistema robusto, è vero che muore, rinasce, ma rinasce sempre quella se stessa. Idra, gli taglio una testa e ne crescono due. L'idra, nella mitologia greca, rappresenta l'antifragilità. Il Kindle o il Kobo sono fragili, sono come io, mi piacciono, io non ho mai scelto fra carta e inchiostro elettronico. Un sacco di comodità, ma se devo andare in barca o anche semplicemente in spiaggia, preferisco portare un libro di carta, perché prima o poi quel reader in acqua ci finisce. In barca arriva l'onda, quella non prevista del traghetto, quella giornata perfetta, mi si bagna il reader e rimango una settimana senza roba da leggere. E mi incazzo. In barca mi porto un libro, magari il codice alessandrino. La tradizione orale invece è un esempio di antifragilità, perché cambia a seconda dell'esigenza. Se la società vede valore nel cambiare leggermente una storia, una leggenda, lo fa. Ragazzi, quasi tutte le storie della Disney, Pinocchio, la bella addormentata, Cenerentola, bla 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 bla, sono storie molto più antiche di Walt Disney, semplicemente prese, reinterpretate, adattate per un mercato tipicamente più ammorbidito, perché tipicamente la differenza che c'è tra Pinocchio e Collodi e Pinocchio e Disney, che Pinocchio e Disney è crudo. Pinocchio e Disney è permesso ai minori di 14 anni, Pinocchio e Collodi, io quando l'ho letto, anzi quando sono andato al parco Collodi a 9 anni, mi cagavo sotto ad ogni statua, ok? Questo è il punto. Oppure sapete la polemica su Grimilde, no? Che è un personaggio troppo cattivo. Vabbè. Peraltro Taleb sulla questione pedagogica si spende parecchio nel libro antifragile, quindi siamo effettivamente troppo protetti e rischiamo di cadere. Beh, comunque poi ne parliamo un altro tempo. Comunque la tradizione orale è un sistema antifragile. Se non basta più quella storia, se serve ancora nella sua essenza, ma non nel suo dettaglio, si può riadattare e reggere, migliorare con il tempo, arricchirsi di dettagli, oppure cambiare. Per esempio, un sacco, sapete che un sacco di miti greci sono veri anche nel nord Europa, un sacco di miti del nord Europa sono riflessi della letteratura greca, della mitologia greca. Questa cosa è evidentemente sensata, perché il mito di Proserpina, delle messi, del grano, del risorto, il grano, se una mamma che deve insegnare quel mito a un bambino islandese, ma chi gli parla del grano? Gli permettete la scivolata romana, no? Beh, questo è quello che mi piace di più. Nel dominio della reputazione, vediamo la triade. La classe media è fragile? Se la signora del quarto piano, scopriamo che fa riti satanici, uccide neonati e vende droga, cambia casa, secondo voi, quando l'abbiamo saputo tutti quanti alla riunione di condominio? Persone
di qualsiasi ghetto, e dove qualsiasi ghetto lo dico con tono di denuncia, ok? Perché non dovrebbero esistere, ma come dire, rilevando l'esistenza, persone che sono in segmenti disagiati della società, la loro reputazione peggiora quando commettono crimini? Voi andate più volentieri in un quartiere malfamato delle favelas di Rio de Janeiro se sapete che uno di loro ha fatto beneficenza? La vostra opinione del low income non cambia, è robusta, sia che loro facciano beneficenza che facciano atti giusti, perché tanto è un'eccezione, sia che facciano qualcosa di negativo, tanto sono low income. La reputazione dei rockstar e dei bohemiani in generale è antifragile. Se pensate alla Vulcan, più ne fa, più se ne parla, e a lui conviene questo gioco. Se sei una rockstar del 74, se non hai almeno avuto 6 arresti cardiaci per overdose, non sei nessuno. Ok? E questo è l'ultimo esempio. Il debito è una forma di fragilità. Mi espone. Il talento parla di volatilità. Se là fuori succedono cose in maniera volatile, cambia lo scenario. Se sono indebitato, la mia capacità di resistere a precarietà è ridotta. Se invece ho un capitale sano, equity, un'azienda che è produttiva, eccetera, eccetera, posso adattarmi, posso magari cambiare la value proposition della mia società e resistere al cambiamento del mercato. I migliori, e lo sappiamo, siamo nella fase storica giusta per dire, i migliori come resa, non sto entrando nel merito etico, ma i migliori sono i venture capitalist. Investono quantità il più piccolo possibile di denaro nel numero più alto possibile, dove è possibile ci sto wrappando un sacco di criteri, ma nel numero più alto possibile di imprese, dalla volatilità del mercato delle stati di paga di diverse volte di tutto l'investimento fatto su tutti gli altri. Ve ne faccio un'altra, non c'è la slide ma mi serve, mi fa gioco. Il debito tecnico, sapete che cos'è? È quando il codice è ingestibile sostanzialmente. Quella è una forma di fragilità, arriva un nuovo requisito diverso da quello che era stato pianificato, io sto un po' più nella merda di prima. Se invece il clean code, quello di Uncle Bob, di Robert Martin o quello di Ken Beck, è una forma di robustezza. Se io faccio un domain driven design pulito, bello, preciso, e arriva un nuovo requisito, quel requisito devo lavorare per adattarlo, ma non vado in crisi. Ma l'antifragilità nello sviluppo software dov'è? Negli app store. Io ho un app store, l'applicazione la fai te. Cioè, vabbè, che c'è? Ti è. E se una delle vostre applicazioni diventa killer app, la gente viene sul mio app store e si deve comprare la mia piattaforma. Questo è quello che ha capito la gente di Apple, che non ha capito quella volta il tizio in giacca e cravatta quando il tizio davanti alla macchina del caffè gli ha detto dovremmo fare un app store. È che il tizio di Nokia, immaginario, non ha capito che era il caso di rinunciare un po' alla propria robustezza per essere antifragile, come vedremo fra poco. Allora, ci sono dei sistemi antifragili, quindi nel mondo esistono, sono stati visti in natura. Ah, io avevo un esempio a cui tengo molto, un sistema reale, la Bibbia di Andrea è antifragile, però non è un sistema artificiale, è troppo facile. La natura ancora ne sa molto, molto, molto più di noi su alcune cose, cioè sulla gestione del rischio, lasciate fare. Dov'è che siamo antifragili noi? Per esempio nel volo, l'aviazione civile è un esempio di antifragilità artificiale abbastanza mirabolante. Sapete quanto? Conoscete Flight Radar 24, l'applicazione? Avete mai provato a usarla così anche solo per sport un attimo? E vi siete meravigliati di quanti aerei di linea stiano volando sopra un fazzoletto di cielo in ogni momento del giorno e della notte? Io mi sono stupito, mi stupisco ancora adesso non sono connesso, se no avrei fatto una demo, ma qui sopra ovviamente ci sono alcune decine di aerei in volo. Solo qua sopra. Ora, su migliaia e migliaia di voli ogni giorno, gli incidenti sono pochi, talmente pochi che li sappiamo tutti, cioè tutti i voli precipitati del 2016
le notizie le sappiamo tutte quante. Stiamo parlando dell'ordine del 10 alla 0, cioè 1, 3, 5 incidenti, se non ci si mette il conflitto russo-ucraino, buttare giù un po' per sport. Però il problema, cioè il problema, la figata, è che la versione civile, nel giro di poche decine d'anni, ha realizzato uno standard di qualità incredibilmente alto. E questa cosa è dovuta a una antifragilità embedded, che sostanzialmente si articola in due fattori. Uno, le informazioni sugli incidenti aerei sono disponibili a tutti sempre. Se io faccio volo a vela, questo qui è un variante, atterrare in un campo di grano, non fate domande. Se succede un incidente nel mio aeroportugolo in provincia di Como, o qui all'aeroporto civile di Padova, dove fanno comunque volo a vela, fanno volo con gli altri anche qua, l'analisi dell'incidente viene resa pubblica esattamente come viene resa pubblica l'analisi dell'incidente di un 747 al centro dell'Atlantico di Air France. Sapete, due anni fa è andato giù, qualche anno fa è andato giù un Air France grosso, in mezzo, diciamo, tra l'Africa e l'America del Sud. Quelle informazioni sono disponibili per tutti, apertamente, esattamente come sono disponibili per tutti le informazioni sull'incidente che ha fatto il signore di 65 anni in atterraggio, spaccando l'ala del suo variante da 12.000 euro. Ok? Questo è il primo fattore. Il secondo fattore è l'indipendenza della singola, del sistema dalla singola transazione. Cosa voglio dire con questa espressione? Voglio dire che per come è trattata l'informazione di incidente aereo, io se so che c'è stato un problema sul 747 che a determinate temperature, pressioni, condizioni, manovre si è strappata un'ala, questa informazione viene irradiata da tutti i manufacturer di Boeing 747 per fare in modo che quel singolo incidente a parità di carico non avvenga mai più. Ogni singolo incidente di aeronautica rende meno probabili gli incidenti successivi. Questa è antifragilità. Sacrifico, nel caso degli aerei purtroppo, un aereo con tutto il suo contenuto, spesso è di vite umane, ma faccio in modo che quella singola cosa non succeda mai più nello stesso modo. Se vi dico quindi rendere il sistema indipendente dall'esito della singola transazione, del singolo agente, e vi dico di pensare al sistema bancario, secondo voi il fallimento di una banca oggi, nel mondo come lo conosciamo, rende più o meno probabile il fallimento dell'intero sistema? È un esempio di fragilità. Il sistema finanziario è un sistema fragile. E quello che dice Taleb nel suo libro è che sostanzialmente il criterio di fragilità e antifragilità è uno dei modi per predire il futuro, dove lui dice... Perché si va tutto sul debito. Esatto. Il punto è, non si tratta di predire quando una cosa succederà, ma di capire se il sistema ha delle caratteristiche tali per cui prima o poi qualcosa succederà. Noi dobbiamo assumere che là fuori sia volatile il contesto, e quindi se siamo fragili siamo sensibili negativamente alla volatilità del contesto. Mi seguite fino a qui? Bene. Quindi, se dobbiamo essere efficienti ed efficaci, che non si vede bene, dobbiamo stabilire che l'apprendimento è la nostra antifragilità, il nostro di dei knowledge worker. Knowledge worker è lavoratore di conoscenza, letteralmente, però è non trovo che sia una traduzione felice. Knowledge worker sono tutte le persone che fanno un lavoro spostando informazioni o elaborandole con del modo. Ok? Quindi programmatori, ma anche architetti, interpreti, scrittori di libri, knowledge worker sono, anche musicisti sono knowledge worker. Ok? Quindi, ve lo devo dire a voce, diciamo, se c'è una comfort zone, che è la zona in cui facciamo quello che sappiamo fare bene, là c'è un certo grado di efficienza, lo sappiamo fare bene, non sbagliamo più, sono anni e anni e anni che ripetiamo la stessa procedura sempre. In quella zona gli sprechi sono minimizzati. C'è anche una zona di panico che è dove stiamo facendo qualcosa che non sappiamo fare. Tipo, se prendo Andrea e dopo avergli spaccato la tibia lo metto su un aereo e dico adesso pilota, forse ho esagerato. Il problema è che in questa zona stiamo anche minimizzando l'apprendimento. Perché se sappiamo già fare una cosa, non stiamo imparando. Apprendere significa uscire dalla comfort zone, entrare in una zona, e questa è la, l'arte, sta tutta lì, confezionare
preparare una zona dove, che qui chiama stretch zone, oppure possiamo chiamare di discomfort zone, come vi pare, in cui io posso andare senza ancora essere in panico, ma mi permette di consolidare, di conquistare un nuovo territorio trasformandolo in una nuova provincia della mia comfort zone. La scuola volo fa questo. La scuola volo ti insegna gradualmente a volare senza mai mandarti nel panico e ogni volta ti fa fare una cosa nuova, anche sbagliare. Sbagli di atterrarci in scuola volo, ma è un istruttore con te che sa se stai facendo un errore che metterà a repentaglio le due vite, la tua e quella dell'istruttore, oppure se tutto sommato devi solo cagare un po' sotto. Così la prossima volta lo fai. Questa è stracciare la comfort zone. Il problema grosso, come individui e come organizzazioni, è che la comfort zone equivale alla fragilità. Cioè, là dove siamo efficienti, l'ho già detto io, la vita è brutta, però è così. Là dove siamo bravi, l'attaccamento a quella bravura ci rende fragili. No. Per cui, per dimostrare quello, no, perché però non è sempre una colpa. Siete pronti a giocare d'azzardo? Allora, l'asta dell'euro. Allora, nel 1971 Shubik, padre dell'economia sperimentale della teoria dei giochi, ha fatto un articolo piuttosto breve, si trova tanto online, in cui presenta l'asta del dollaro. Lui era statunitense, naturalizzato, ovviamente, questo nome. Noi che siamo gente moderna, non lo facciamo. Beh, europeisti convinti, non entriamo nel meglio. Facciamo l'asta dell'euro. Allora, quest'asta funziona così, e vi chiedo di prestare attenzione alle istruzioni. Allora, è un'asta normale, no? Quindi il miglior offerente, partiamo da un'asta, una base d'asta di 5 centesimi, ha incrementi di 5 centesimi per fare cifre tonde, se no cominciate a fare tipo 12 e 7 millesimi, però, no? Quindi 5 centesimi ad incremento, partiamo da 5 centesimi, in questo momento io metto all'asta per 5 centesimi questo euro. L'asta parte, se parte, e paga il miglior offerente, si becca l'euro. Siamo d'accordo? Come un'asta normale, come i beni. In più, mi becco i soldi io, che sono il banco, anche del secondo miglior offerente. Siamo d'accordo? Bene. Chi è che vuole guadagnare 95 centesimi? Pagandomi 5 centesimi questo euro? Il signore giù in fondo, con la giacca, offre 5 centesimi. Lui dice, giustamente, oh, se non lo fa nessuno, io qui mi porto a casa a 95 centesimi. Giusto. C'è qualcuno che ne offre 10? Il signore con la camicia offre 10 centesimi per questo euro con un guadagno netto di 90 centesimi e lui perde 5 centesimi a cazzo. C'è qualcuno che vuole offrire di più? Oppure qualcuno che non vuole perdere 5 centesimi, magari farne 85 offrendo 15. Giusto, ha offerto 15 il signore. C'è qualcuno che vuole offrire qualcosa lì? Quanto offre? 20? 20, tu sei libero improvvisamente, c'è stato un momento in cui stavi pagando 10 centesimi per niente, però lei ne sta pagando 15 inutilmente, io ne voglio 20 però. C'è qualcuno che offre 25? Il signore offre 25, potete offrire più di 5 centesimi. Offro 95. No, un applauso al signore Deterario! Il signore che offre 95 centesimi libera lui dall'offerta dei 15, ma ti fa pagare 20 centesimi a tu in questo momento. Peraltro abbiamo già superato un punto di flesso che volevo discutere con più calma, ma non è un problema. C'è quello in cui ho superato l'euro. Perché 95 più 20, io sto cominciando a guadagnare da quando avevo offerto 95. Però in questo momento tu potresti offrire un euro per un euro, perché è meglio perdere 0 che perdere 20 centesimi, no? Molto bene, offri un euro? Sì. Bravissimo. Tu in questo momento hai alla pari, tu mi stai dando 95 centesimi per nulla. C'è qualcuno che vuole offrire di più, tipo te? Sì. Perché è meglio offrire 1,05 euro perdendo 5 centesimi che perdere 95, giusto? Molto bene, 1,05 euro più 1 euro fa 2,05 euro, tu stai perdendo 1 euro, ne perdi 1 euro, perdi 10 centesimi offrendo 1,10 euro. E poi la cosa si ripete. Boh, diventa come il gioco che facevano in gioventù bruciata, no? Due macchine che si vanno una contro l'altra, chi sterza per ultimo, appunto, tanto è umiliato dai maschi alfa del gruppo.
In questo momento tu che vuoi fare? Vuoi essere quello che stessa del primo o rilanciare e sperare che ci abbia lui? A questo punto stessa per primo. Stessi per primo? Quindi mi dai un euro per nulla, mi dai 95 centesimi, no, com'era? No, mi dai un euro sì. E tu mi dai invece 5 centesimi, giusto? Ok, finisce qui. Io ho guadagnato 2,5 euro mettendo in palio un euro. Cos'è successo? C'è qualcuno che ha fatto scelte sbagliate qui? Secondo me no. Dal punto di vista locale tutti hanno fatto la scelta giusta. Lui che ha aperto le danze l'ha fatta perché questo è proprio lo spirito dell'imprenditoria, no? C'è una situazione, se sono quello che si assume il rischio per primo e gli altri non lo fanno, ho un vantaggio competitivo. Se nessuno avesse, se fosse entrato nella cosa, tu avresti guadagnato 95 centesimi così. Il problema è che poi a un certo punto si innesca un meccanismo in cui era razionale finire 5, no, 10 sopra 5, era ancora razionale. Era razionale offrire 95 per avere un euro? Sì. Era razionale cominciare a offrire 1,5 euro, 1,10 euro? Sì. Ognuno aveva nello spazio cognitivo a disposizione che occupava, era attore sensato. Stava facendo decisioni, stava prendendo decisioni sensate. Era il sistema a essere pagato, era un'economia che generava una minusvalenza di 2,5 euro per generare il valore di 1 euro, che è un'economia che fa schifo. Il problema è che queste economie di escalation, si chiama questo, Schubik elaborò questo gioco per dimostrare i meccanismi di escalation, tipo il Concorde fra il governo francese e il governo inglese, non so se sapete la storia, ma è esattamente la stessa storia, non su 1 euro. No? Elaborò questo Schubik elaborò questo esperimento per descrivere i meccanismi di escalation che in realtà caratterizzano un sacco di transazioni micro e macro della società umana. Tutte le volte che aspettate un autobus in ritardo e non sapete se andare a piedi o rimanere ad aspettare l'autobus perché ormai in ritardo starà per passare, siete dentro un'asta del dollaro, per dirvi quanto è di piccolo taglio anche il discorso che stiamo facendo. E il problema quindi qual è? È che è evidente che non siamo nel controllo di tutto, ci sfugge, non possiamo controllare tutto. Il problema vero è che tentiamo di controllare tutto, anche quando non possiamo, cioè i meccanismi economici sono troppo, sono complessi, non sono complicati, dobbiamo parlare con qualcuno. Si vede male, conoscete questo diagramma? Si chiama il Knevin Framework. Knevin è una parola gallese, non so perché l'autore abbia scelto questa parola, comunque è una parola che significa habitat in gallese. E il punto dell'autore, che è Dave Snowden, non lo Snowden a cui pensate voi, ha definito, diciamo, isolato questi quattro domini: il dominio dell'ovvio, il dominio del complicato, il dominio dell'ovvio è quello in cui se lascio questo cade, ok? Proprio c'è poco da discutere. Il dominio del complicato è quello degli orologi svizzeri, per cui ho un risultato deterministico, però se ti smonto un orologio svizzero davanti ti dico rimonta, magari qualche dubbio ce l'hai. Ci vuole expertise, questo è il dominio dell'expertise. Il dominio del complesso, dove tutto sommato l'expertise fa un po' ridere perché le regole causali non sono poi così chiare, non sono sempre vere. Certe volte la meteorologia, io che faccio quella vela, e sto così quindi con la meteorologia, mi è successo che nonostante, non tanto la competenza mia, ma la competenza delle persone a cui ho accesso, ok? Cioè abbiamo tutta la community di meteorologi nostri, dai, domani sicuramente alle 8, alle 20 della sera prima, il giorno dopo vai là all'aeroporto e sicuramente c***o state 12 ore che abbia tutto, ci deve essere il sole, portarci tua, non è il senso, volo a comodo, comunque non posso dire portarci tua a nessuno perché non mi capirebbero, però voi avete capito. Quindi il punto è, nel dominio del complesso non sappiamo esattamente come essere certi che date delle... Il caotico è il dominio in cui questa cosa... sono finite le batterie? No. Con calma. Il dominio del caotico è il dominio in cui i rapporti di causa effetto sono completamente esplosi, non sono chiari, non li conosciamo e dobbiamo agire prima di capire. Ok?
le situazioni di emergenza, ok? Scoppia una bomba allo stadio durante la partita dell'Inter. Nessuno fa, guarda, secondo me sono stati i talebani, poi adesso a seconda di chi sono stati della matrice dell'attentato decidiamo che uscita di sicurezza usare. Ah! Adesso poi dopo facciamo l'analisi, eccetera, eccetera, ok? Questo è il dominio del caos. Bene, il punto è che buona parte del knowledge work, recuperiamo la definizione, si svolge qua. Voi siete al centro di sistemi relazionali, quando parlate con i clienti, cioè siete come sempre un sistema relazionale, un freelance con un cliente è un sistema relazionale. Vi do questa brutta notizia. Tutta la, come dire, proprio l'etica del management che tratta risorse sostituibili, conia termini come risorse umane, fallisce lì. Laddove pensa di poter trattare in termini complicati il dominio del complesso. E il punto è, grazie mille, grazie al passare, e il punto è il laser. Il punto è che nel dominio del complesso anche le teorie sono poco, cioè la teoria del meteorologico, noi sappiamo esattamente quali sono i fenomeni per cui avvengono i fenomeni meteorologici, ma il problema è che metterli in relazione è troppo, è impossibile. Sappiamo perché viene fuori la pioggia, ma non sappiamo che potrà esserci la pioggia lì esattamente al minuto domani. In generale le teorie sono fragili. Noi usiamo la teoria di Newton per mandare in orbita satelliti, ma la teoria newtoniana della fisica non basta a spiegare tutti i fenomeni che osserviamo, compresi alcuni fenomeni di satelliti. Sapete che il GPS si deve basare, cioè alcuni componenti del software che regola il sistema GPS, quello che usate nei vostri navigatori, include alcune regole derivate dalla teoria della relatività, per cui la rete GPS nel 1901 non avremmo proprio potuto farla. La teoria di Newton è fragile, è stata dismessa, ma la nostra esperienza è robusta, cioè il fatto che questo cade attratto dalla gravità, lui ci basta. Non c'è bisogno di andare a parlare di meccanica quantistica tutte le volte, ok? E così succede anche nelle opinioni. Le opinioni sono fragili, non è che siamo lì, ah, perché secondo me che? Il GPS funziona, sì, allora la relatività è giusta. Fino a nuovo ordine, perché la teoria della relatività è fragile, ma l'esperienza dei concetti della relatività non può essere fragile. Se una cosa non vi sta succedere, non vi sta succedere. Ed è compito della scienza spiegarlo. A meno che non ti sei drogato, ovviamente. Quindi, nel dominio del complesso, che cosa possiamo fare? Che scelta abbiamo? Dobbiamo sviluppare i nostri strumenti per esplorare, ed esplorare in definitiva è apprendere. Se io sto navigando per la prima volta le coste dell'Australia nel 1780, di fatto sto cercando di capire come sono fatte queste coste. Scusami. Sì. Io non sono fragile. No, però questi laser sono fatti apposta. Cioè, i casi di cecità delle conferenze sono questo, mai sentito, se no ci sarebbe un caso di tanto. Altrimenti non si verificherà più se non si fa. Molto bene. Ora qui non si legge la slide, però qui c'è un bambino che propone la ruota alla mamma, la mamma c'è il fratello che sta trascinando una sacca piena di pietre e dice: ma ancora sta lì con lo scappello tutto il giorno, ma aiutare tuo fratello. E questo è quello che succede nelle aziende tutti i giorni, quasi ovunque. Focalizzare il fatto della fatturare. Poi i cinesi ci rompono le uova nel paniere. No, è fatto male a fatturare. Che bello dire, un romano che viene in Veneto a parlare di come si lavora in Veneto è pazzesco. Qui non si vede bene. Che è successo a sto proiettore? C'ha l'anemia? Avete visto Blues Brothers? Questa è la scena finale nel sotterraneo quando c'è lei, che è di Fisher peraltro, faccia l'anima sua, che punta un M16 alla tempia di John Belushi, dice: ah, perché gli ha dato la caccia tutto il film, e c'è lui che fa: no, la polizia ha avuto problemi, inventa tutte scuse, c'è quello che fa le gallette! E il problema è che il management occidentale, globale, perché non c'è più occidentale, è il globale, vive di una cultura dell'anima pazzesca. È sempre un problema dei cinesi, è sempre un problema: ah, se siamo Facebook, se siamo grossi, ma queste cose sono cose da startup. E se sei una startup da 12 persone, da 3 persone,
ma queste sono cose che Facebook le fa perché c'hanno i soldi. Quelli in mezzo, che fanno un fatturato da 2 milioni, 3 milioni l'anno, 10 milioni l'anno, noi siamo medi. E allora? C'è sempre... Il problema è che nessuno l'ha mai sentito, sono 13 anni che mi occupo di queste cose, dal 2003, non ho mai sentito un management, il manager sì, il singolo, ma il management dire, oh, è colpa nostra. Le cose vanno male perché abbiamo preso delle decisioni del mai sentito. E quello che non è chiaro, proprio questo è così, adesso io esco da qui e arrivo a meteorite su Jacopo, portatevi a casa sto messaggio, scolpitelo sulla mia lapide, e che apprendere è immediatamente dispendioso, cioè è proprio, non è possibile imparare senza sprecare, se non spreco niente lo so già fare, quindi sto facendo finta di imparare, sto eseguendo una ricetta precotta, vorrei proprio ribadirlo, cioè apprendere è dispendioso per natura, ok? E quindi possiamo definire quindi che ci sono, cioè, gli sprechi giusti e degli sprechi sbagliati. Sviluppare degli esperimenti, spendere in ricerca, progettando degli esperimenti che mi permettano di imparare senza ammazzare l'azienda, senza farla fallire, è saggio. Fare all-in mi sembra una cazzata. Occhio, perché questa è una cosa importante. Non c'è un esperimento che fallisce, non esiste l'esperimento che fallisce. Se un esperimento nega, anzi, l'esperimento migliore è quello che falsifica, perché la falsificazione è l'unica certezza che abbiamo nella vita, ma è il tema per un altro talk. Il punto è, o un esperimento va a supporto di una tesi, o va in opposizione a quella tesi. Se è fallito, se ha avuto successo, comunque ci sta donando informazione. L'unico esperimento che fallisce è quello che non ci dà informazione. Tipicamente sapete quali? Quelli in cui muore lo sperimentatore. Se io faccio esplodere il laboratorio, quello è un esperimento fallito. No, pensate all'analogo imprenditoriale. Pensate a quando faccio... Avete mai letto The First Steps to Epiphany di Steve Blank? Oppure Lean Startup di Eric Ries? Please. L'avete letto qualcuno? Il libro, il tema di quel libro è esattamente questo. È inutile fare piani marketing da decine di migliaia di euro per un prodotto che non ha mai visto mezza briciola del mondo là fuori. Fallimenti colossali. Faccio il botto più grosso. E quello è un esperimento che è fallito. E le grandi imprese? Vediamo un po' com'è la situazione. Spero che si leggano bene questi chat che mi sto per far vedere. Sì. Allora, innanzitutto, vabbè, le origini di certe credenze del management vengono addirittura dai primi del Novecento, dall'Ottocento in realtà. Nel Novecento sono state formalizzate le teorie che proprio incorporavano l'attitudine mentale ottocentesca, in cui c'era gente che poteva pensare e gente che poteva agire, e queste cose non avevano una soluzione di continuità. Questa non si vede bene, da una ricerca di Gallup emerge. La fonte, questo qui è la sintesi che hanno fatto, il chat hanno fatto Corporate Rebels, però io ho letto il report originale di questa ricerca, quindi con le fonti, diciamo, tutto spiegato come se fosse un paper preciso, come se fosse, è un paper preciso. Comunque, il 63% degli impiegati in giro per il mondo è cosiddetto disengaged, cioè non gliene frega niente delle sorti dell'azienda in cui lavora, vuole solo arrivare a fine giornata. Un altro 24% che quindi si aggiunge a questo 63% è actively disengaged. Devo dire che sono quelli che ti dicono, ma no, un amico arriva lui, no? Ma guarda con un curriculum lì. Non dico, faccio esempi perché sennò qui mi denunciano. Ma ho mandato un curriculum lì, io lavoro lì e faccio, no, ma che sei matto? È un posto di ma non accettare. Questo è actively disengaged. Tutte le volte che twitto, ma te pare che... Quella è la tecnica, il 24%. Questa è la vita media dell'azienda nello Standard & Poor's 500, le migliori 500 aziende dello Standard & Poor's, dell'indice S&P, dal 1960 a oggi. Non so cosa siano dovuti questi picchi, passerò la vita a chiedermelo, però insomma quello che vediamo è che non si può dire che si sia allungata la vita. E questo dato è corroborato, questa è la fonte di questa informazione, è Deloitte. Conoscete? Yes. E questo è un
non si vede nulla. Questo è l'ultimo. Che è successo? Comunque il Fortune 500 è un altro indice. Le aziende erano 500 nel 1955, solo il 12% era arrivato nel 2015. Ok? Stavo parlando mia madre del 50. Ops. Mia madre è del 53 e ad oggi è viva, adesso dopo la chiamo. Bene, ok. Questi dati vi ricordano quindi la storia di cui siamo partiti sostanzialmente. Cioè, che questi poi siano morti. Adesso, al momento di tutti, ovviamente retrospettivamente non sto salendo in cattedra, non l'avrei saputo prevedere, ma col segno di poi, almeno non ci sembra completamente insensato. A questo punto vi propongo un esperimento e poi chiudiamo. Faccio un po' di slide rapide, mi serve solo proprio di farvi un fil rouge. Questo marchio, questo uomo, questo marchio, e lui dice, ah però le batterie servono, l'energia elettrica è un casino produrlo, allora questo marchio. Conoscete questa marca, questa azienda qua? Però poi il litio, dove in realtà prima ancora c'è Powerwall, conoscete questa tecnologia? Ovviamente è l'OMO, l'analogo delle bombole di gas nel mondo dell'energia elettrica, cioè laddove una volta c'era una casa in campagna e invece di avere l'allacciamento del gas, di Italgas, c'era un bombolozzo, passava il tizio con la vetta, che faccio, cambio la bombola, signor? Sì, tra. E qui sarà uguale, sostanzialmente la casa in montagna, sul lago di Como, lì infattata nella Valtellina, non attacco più alla rete Enel. Mi porto sto placcone e qualcuno ogni tanto viene a rimpiazzarmela. E qualcuno qui dice, però il litio è un'altra fonte inesauribile, queste batterie, finché non cambia la tecnologia delle batterie, sto lì, il litio, sulla terra prima o poi finirà. E a quel punto ti viene in mente che Elon Musk è anche il CEO di SpaceX, e allora dici, forse ha un piano. E quindi il punto per convergere qual è che noi non dobbiamo pensare di buttare tutto il nostro know-how, cioè la nostra comfort zone ha un valore, noi eseguiamo e magari riusciamo a produrre un sacco di valore, non solo monetario, economico sì, ma non solo monetario. E abbiamo una zona di comfort e è come dire sappiamo scrivere con la mano destra. Quello che dobbiamo fare nel frattempo è interpretare quella che Stu Wimby, che è un californiano simpatico, un signore di quasi 70 anni, anzi, forse più di 70 anni, surfista, questi Silicon Valley surfista 70 anni, proprio un mito. LSD. Sì, sicuro, cioè non l'ho mai chiesto, sono sempre secondo il tutore. Ciao Stu. Il punto lui ha, nel 2012 mi ha insegnato questo concetto, cioè le organizzazioni ambidestre, mentre si continua a prosperare nella propria comfort zone da una parte, dall'altra devi introdurre un modo di organizzarti che sia nuovo, ma nuovo veramente, cioè non cose nuove all'interno delle vecchie logiche, ma stressare le vecchie logiche, cercando quindi di realizzare, nel senso di rendere reale una certa antifragilità. In modo tale che una mano possa scrivere la storia dell'altra, perché mentre con la comfort zone generiamo le risorse che ci permettono di essere, investire e sperimentare per avere una nuova comfort zone e avere un circolo virtuoso in atto. Vi lascio quindi con tre, facciamo un recap, sono tre messaggi. Uno, bisogna imparare ad imparare e farlo in maniera sostenibile. Okay, non possiamo far esplodere il laboratorio, ma non per questo allora bisogna smettere di sperimentare. È così. Due, bisogna creare spazio per l'apprendimento. Cioè, sto laboratorio va costruito, non è che crescono gli alberi, guarda, ho un laboratorio, e adesso gratis posso fare gli esperimenti che voglio. Lo devo costruire e devo rifornirlo di know-how, incrementale, quanto volete, e risorse. Se non lo faccio, sto accettando subitamente la mia comfort zone. A vostro rischio e pericolo. Al nostro rischio e pericolo, perché è una cosa da cui non so nemmeno neanche io. Tre, non a piantarla con l'ossessione di controllo. Per
definizione, se io sto imparando, vado a parare in zone della vita imprenditoriale, personale, non è, è uguale? Che non conosco per definizione. Se le conosco già, se so già come eseguirle, sto o riciclando uno schema vecchio, travestendolo da schema nuovo, oppure proprio addirittura sto rinunciando anche solo al tentativo e mi sto ancorando alla mia comfort zone. Peter Senge, che su Wikipedia è indicato come uno dei più importanti, uno dei 50 più importanti manager del Novecento, ora non so Wikipedia su che metrica decida questa cosa, ma io ve la riporto, vi fido. A parte gli scherzi, il suo libro The Fifth Discipline, la quinta disciplina, è un libro fighissimo, il manager, leggetelo, guardatelo. Lui dice appunto che nel lungo termine una performance superiore dipende da un apprendimento superiore. Se tu oggi vinci, ma io imparo più rapidamente di te, prima o poi ti supero. E nel nome di tutto questa cosa è particolarmente vera. Mi trovate, Jacopo Romesa, qui tutti i social, comunque non vi preoccupate. Cioè, su jacopome.com c'è anche il numero di telefono. Cioè, potete anche usare, cioè, se lo pubblicate perché potete usarlo, se avete domande. E grazie.